a vedere lo spettacolo si troverà di fronte persone con delle storie da raccontare. Sono piccoli pezzetti di verità personale che abbiamo scelto di mettere a disposizione. È un ponte questo spettacolo, perché da sempre il carcere è stato molto lontano dalle persone che non erano in carcere. Questo spettacolo mi ha lasciato tanto. Con il carcere ho fatto, in questi 3 anni, ho fatto vari percorsi. Questo spettacolo si è un po' rivissuto la prima volta. Ho rivissuto appunto quello che vuol dire poi dopo spogliarsi dai vari ruoli ed essere alla pari. Io le persone che ho incontrato sono persone, non sono detenuti. L'incontro che ho voluto fare con loro era semplicemente da essere umano a essere umano, con sbagli, difetti, dubbi, luci e ombre. Come io mi sono messa in gioco, poi loro si sono messi in gioco e l'incontro che c'è stato è stato un incontro di crescita personale, ma insieme. Vedere lo spettacolo poi effettivamente messo in scena il 17 di novembre è stata un'emozione incredibile. Sono continuate poi nel periodo successivo, anche fino ad arrivare ad oggi, con questo un po' fermento, no, di idee, di voglia di fare, di emozioni, per fare in modo che più porte possibili si riescano ad aprire, per rendere questo dialogo, questa conversazione sempre più ampia. A casa, da Giochi di Luci e Ombre, mi porto l'emozione di aver toccato tutte le persone. Quando sono entrata in carcere non mi aspettavo tutto quello che poi è nato. È bastato semplicemente ascoltarci, niente di più. Già di lontananza vedo la mia famiglia attraverso questo enorme vetro, vedo la luce, l'amore che hanno nei loro occhi. La mia parte è stato raccontare un qualcosa, un conflitto interiore. Ero emozionato, però sapevo dentro di me, sentivo che veniva fuori qualcosa di bello, qualcosa di meraviglioso, forse perché era qualcosa di positivo. Sono passato all'incirca 7 anni, sì, 7 anni, quando hai voluto prendere il sopravvento, il controllo totale, quando hai fatto sì che stesse lì in un angolo. Cogliersi davanti a tante persone non è stato per niente facile. La cosa più bella è stata il gruppo. Ecco, noi siamo un gruppo. Quando uno dice gruppo, che significa? Che ci siamo sostenuti l'uno e l'altro. E poi da parte delle ragazze non c'è stato nessun tipo di pregiudizio. Sono Mohamed. E da dove vieni? Dal Marocco. Senti, ma secondo te perché le persone commettono i reati? Raccontare la tua storia, tornare, diciamo, bambini per capire i tuoi sbagli, sempre quel momento, diciamo, ti senti male. Io non ero una persona che dialoga con le persone, ma ci sono arrivato con questo gruppo, con altri gruppi, un altro percorso che ho fatto, a comunicare con le persone è stato per me bellissimo. Adesso mia figlia sa chi è suo padre, lo capisco dai suoi sguardi, quando abbiamo la possibilità di vederci. Io sul palco ho raccontato un pezzo per me importante della mia vita, mi ha aiutato a cambiare. Ho rappresentato uno scambio di vedute che abbiamo avuto con mia figlia quando allora c'aveva 16 anni, con mia figlia non ne avevamo mai parlato, quindi la mia famiglia quando è arrivata non sapeva di che cosa avrei parlato sul palco, quindi anche per loro è stata una sorpresa. Alla fine ci siamo messi in gioco, tutto il gruppo si è messo in gioco, ognuno con la sua parte, però l'abbiamo fatto tutti. E questo ci ha dato la forza di andare avanti. Perché quando gridavo, mi dibattevo e tiravo pugni alla tua luce oscura, fino a far sanguinare le nocche, non mi lasciavi stare in pace. Quello che ho portato sul palco è stato il mio conflitto che portavo già da parecchi anni dentro, no? Che volevo esternarlo, ma non sapevo come. Ho trovato l'opportunità in questo gruppo, no? Sono riuscito e me ne sento un po' sollevato. Non tengo quella rabbia o tipo frustrazione che, no? Che era tenere dentro quella cosa lì. 4 mura un po' fatiscenti ed il primo impatto con 3 agenti. Arrivato in matricolo dopo
4 foto e 10 bronze ti dicono guaglio, quanto sa che vai a ritorno. È stato un esperimento per tutti. Non, è, non siamo attori, non sono dei pezzi teatrali, non è uno spettacolo teatrale, non si sa neanche qual è la definizione. Questo è stato qualcosa che ha spaccato qualsiasi disegno mentale. Quindi ci ha dato la possibilità di poter toccare con mano, perché lo riscontri negli occhi di chi ti guarda, che puoi parlare di altro e abbandonare quel costume che ti sei portato addosso, puoi parlare di altro tranquillamente, le persone ti accettano. Ora probabilmente in un'era moderna carceraria ci sono molte più possibilità rispetto a soli 3 anni fa, ma fino a 3 anni fa la mia vita per 8 anni è stato un corridoio con 50 persone, perché sono 25 stanze, 2 per cella, dove tu passavi la tua giornata là.